benvenuto nel mio canale. Ti auguro una buona giornata. Oggi è il weekend, 26 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Spappolati ma appagati. Natale, davvero un'isola felice in questo mare tempestoso, ora che siete in famiglia, protetti dalla cometa e dall'angelo in cima all'albero, vi sentite in pace e al sicuro. Dolcissimo questo Natale, arricchito dalla consapevolezza di quanto sono importanti i momenti di unione da ricordare, la concordia, la serenità e quanto valgono le persone che avete attorno e che amate. Questo è il vostro dono di compleanno, un raggio di luce che vi è entrato nel cuore, rendendovi diversi. Se ne accorgono tutti quelli che siedono a tavola con voi, parole pacate, sguardo sereno, espressione matura. Di questa giornata apprezzate tutto, la compagnia, i doni, il menù, l'atmosfera romantica di casa vostra, il profumo di biscotti appena sfornati, le luci a intermittenza. Un salto indietro di decenni, quando il mondo guardava con entusiasmo alla ripresa e non c'erano problemi così grandi da affrontare. Stato di grazia di cui ringraziare i vostri splendidi inquilini, Sole, Mercurio, Venere e i trigoni della Luna e di Urano, entrambi in segno di terra, il più concreto e stabile. Lievi complicazioni solo a causa di Marte, che dal profondo della dodicesima casa vi raccomanda di non esagerare, siete stanchi morti, ma l'entusiasmo per quello che state vivendo vi impedisce di accorgervene. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. I segreti non sono fatti per voi, decisamente. Per la qualcosa potreste avere dei problemi in futuro. Bisogno assoluto di riposo e di tranquillità, è necessaria una ventata di serenità nella vostra vita. Buone notizie in arrivo, siate pronti ad accoglierle. Oggi ti sentirai pervaso da un grande entusiasmo, e riuscirai a trovare un'ottima sintonia con chi ti sta vicino. È un periodo di turbamenti in cui non sapete farvi un'opinione sulle cose e sulle persone, a volte sembrate distratti ed è difficile concentrarvi. Mettete a punto un piano di riposo e di relax che vi saranno di grande aiuto. Sarai ottimista, attirando su di te le migliori situazioni. Sorprese. Favoriti i cambiamenti. Riceverai favori. Possibili nuove conquiste in serata. Manipolate con attenzione e prudenza eventuali elettrodomestici e apparecchi in tensione, fateli controllare soprattutto se sono vecchi. Oggi sarete costretti a rinviare degli appuntamenti a cui tenevate molto. Decisivi saranno delle motivazioni che non dipendono da voi. Non fate nulla prima di averci pensato su e bene. Quante volte vi chiederete ancora se vi tradisce e se vi è fedele? Vi state dando troppi pensieri inutili e state per rovinare tutto. Se proprio non potete tacere su alcune cose, almeno cercate di fare in modo che tutto possa essere preso come uno scherzo. Ogni giorno porta il suo affanno e oggi potreste avere qualche motivo in più per recriminare, anche se per l'amore si aprono buone prospettive, con la conferma di alcuni importanti rapporti di coppia, per il restante non si potrà dire certo che questo è un giorno fortunato. Oggi avrete un ruolo molto importante nella vita di un vostro conoscente, amico o collega. Momenti dolci in amore. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Il fatto che siete pieni di energie, dovrebbe voler dire che siete anche molto produttivi. Per questa ragione dovete impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi, senza farvi distrarre da chi vi circonda. Evento di Natale mai come quest'anno gioioso, goduto, sentito. In famiglia siete il centro di contatti e scambi che vi rallegrano il cuore, in special modo, se siete genitori, con figli o anche nipotini che riempiono la casa con la loro vitalità. Quando pensate ai progetti futuri avete molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite,
Sapete talmente bene quello che volete che rischiate di essere spinti un po' troppo oltre dal vostro entusiasmo. Tenete sotto controllo i problemi. Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta. Cercate di prendere le misure rispetto a quello che accadrà in giornata, per quello che vi attende in futuro. Il vostro lavoro dovrà avere sicuramente la priorità, specie se siete in procinto di concludere un affare, o avviare un progetto importante. Tuttavia, questo stato di cose, non potrà giustificare un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti delle persone della vostra famiglia, o degli amici. È difficile orientarsi tra tutti gli impegni, ma potete riuscirci con un po' di volontà. Mercurio nel vostro segno forma un trigono stabilizzante e realizzativo con Urano e con la Luna. In più Marte, di regola battagliero, rinuncia alla controversia appisolandosi in dodicesima casa. Tutte le carte in regola per festeggiare un bel Natale, con il Sole a braccetto con Venere e Plutone nel vostro segno. Amore ed Eros. Due punti sentimento a tutto campo, oggi è proprio una giornata gioiosa e serena e se le candeline le spegnete proprio oggi, bando a qualsiasi forma di animosità, sarete pacifisti, rilassati e sereni. Bello voler bene ai vostri cari e ricevere da parte loro amore, lo comprendete dai doni che ricevete, scelti con tanto affetto, magari spendendo un botto, perché voi siete importanti e la vostra felicità non ha prezzo. Momento sì con la persona cui siete legati e con cui passate una festa decisamente serena e armonica. Quasi tutti i pianeti, conosciuti nel sistema solare, vi guardano di buon occhio dall'Olimpo zodiacale e favoriscono le vostre imprese erotico-amatorie. In particolare la vostra divinità protettrice, Urano, adesso ospitato nel segno amico del Toro a darvi la possibilità che le vostre frecce giungano davvero dove voi volete. Non manca una benefica luna questa volta nella Vergine a colmarvi di ottimismo. In special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade. Lavoro e denaro? Due punti poco da fare, tutto merito della vostra ottima organizzazione, avete fatto un programma razionale e lo avete seguito alla lettera, ecco perché oggi potete godervi la festa rilassati e senza ombra di stress. Lo stesso in viaggio o sulla neve. Quando si programmano le cose con cura l'imprevisto è fuori gioco. Il lavoro procede bene, ma la miglioria economica si fa attendere. Un occhio al portafoglio non guasta mai, anche se un regalino ve lo potete concedere, vista la fatica di questi giorni. Quale film di quelli recentemente usciti sul grande schermo potrebbe incuriosirvi e esaltare la vostra anima fantasiosa? Uno potrebbe essere Dune di Denis Villeneuve. Remake di un classico di fantascienza. Tratto dal romanzo di Frank Herbert, il film è incentrato su una guerra tra famiglie che vorrebbero avere il controllo di una droga molto potente. Protagonista Timothée Chalamet appartenente al vostro segno del Capricorno, affiancato da Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård con anello RD, Charlotte Rampling. Benessere. Due punti la serenità rende sani e quando l'animo è contento anche il corpo tiene dietro. Unica nota negativa la stanchezza a fine giornata, ma con tutti i piatti che avete preparato, le ore trascorse a chiacchierare, oppure a sciare o godervi luoghi d'arte, stramazzerebbe anche un carro armato. Periodo di tensione emotiva e la salute ne risente. Staccate il cellulare e cercate di ascoltare di più i segnali che vi sta mandando il vostro corpo. Lunghe assaggiate vi potranno aiutare a star migliore. Per lei, soddisfatte di tutto, soprattutto dei regali. Nulla di costoso ma infinitamente prezioso, perché scelto con cura e con amore nei vostri confronti. Libri azzeccati, indumenti perfetti, il profumo che vi sta meglio addosso, i dolci di cui siete più ghiotte e, ciliegina sulla torta, la prenotazione di un viaggio da effettuare quando vorrete. Per lui, bimbi capricciosi, forse hanno avuto troppo. Ricordando i Natali della vostra infanzia, non così pingui, non siete mai soddisfatti del numero dei pacchetti sotto l'albero e così poco prima della vigilia andate a prendere ancora qualcosa. Sbagliato, i pupi entrano in confusione, centellinando i doni se li godrebbero anche di più.
colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.